Isabella ci dice come gestire le problematiche collegate fra i matinib e problemi agli occhi di tipo infiammatorio, secchezza oculare che rende pesanti gli effetti collaterali. Poi aggiunge in una seconda domanda, alternativa ai matinib in caso di forzata interruzione per danni agli occhi, e poi aggiunge ancora una terza parte che sempre devo precisare che nilotinib è stato tolto anni fa per effetti cardiovascolari ed ora dopo 3 anni di imatinib è stato sospeso per problemi agli occhi. Allora, la sindrome degli occhi rossi, come la gestiamo, quali sono le possibilità, e in pratica la domanda è questa, no? A lei prende imatinib adesso, però dice che aveva provato, si vede in passato, nilotinib, ma era stato sospeso per altre problematiche. Gli dà gli occhi rossi, che è un classico da quando all'inizio non si sapeva, poi se io mi ricordo l'inizio, quando si diceva forse, poi... Allora, un conto sono le congiuntiviti dell'imatinib, un conto sono le emorragie oculari. Sono quelle. Ok, quindi occhio rosso e emorragie, ovviamente si dovrebbe imporre una sospensione del farmaco se è una cosa ripetitiva, perché è proprio un effetto, un'intolleranza. Tutto sta a vedere con che frequenza si ripetono e anche quali sono le opzioni alternative, visto che ha già provato un altro farmaco e quindi va un po' contestualizzata la scelta della terapia anche alle comorbidità, alla paziente. Certo.